parrucca. Un po' gonfio. Quando... Prego. Andiamo a iniziare? Siete pronti? Si sente? Non le perdiamo. Beh, un po' giornata di bilancio, per cui la prima domanda è molto aperta, non politica, nel senso che il tuo bilancio, le tue sensazioni, diciamo, dell'anno, partendo dall'ultima. Il bilancio dell'anno non lo facciamo perché dopo due giorni è meglio. Questa è una conferenza stampa, secondo me, di salute, di spiegazioni no, perché non c'è, in realtà non ci sarebbe niente da dire. Però è giusto anche fare un piccolo quadro di quello che è stato. Secondo me, se partiamo dalla fine, dico che è stato un campionato che, nonostante dei buoni propositi e la mia buona positività, non pensavo di essere alla fine tra le prime sei del campionato. Siamo andati oltre le aspettative, sono contento del lavoro dei ragazzi, sono contento del nostro lavoro, sono contento dei rapporti che ho e abbiamo instaurato con coloro che hanno condiviso con noi questi momenti, sia interni che esterni, e quindi per me è stato tutto più o meno positivo. Poi le problematiche interne, esterne, quelle fanno parte di questo mestiere, e personalmente sono anche abituato, quindi niente di nuovo da questo punto di vista. Mi piace sottolineare che abbiamo avuto una crescita decisa, marcata, la quale è stata anche molto apprezzata dagli addetti ai lavori, e di questo devo ringraziare i miei collaboratori, dal primo all'ultimo, e anche coloro che, insomma, in via seppur così leggera, hanno contribuito per poco tempo a far sì che questo si materializzasse, tutto questo lavoro. Per il resto, ripeto, non ho molto da dire. I ringraziamenti sicuramente, spero che sia stato apprezzato, e spero che soprattutto per i prossimi anni sia servito per mettere le basi a un lavoro che immagino dovrà essere comunque portato avanti e programmato. Ad oggi non posso dire niente per quanto riguarda la mia situazione, né tantomeno quella della società, perché ancora dobbiamo definire qualcosa, anzi definire, ci dobbiamo incontrare proprio per eventualmente esporre i propri pensieri, e quindi laddove ci dovesse essere una risoluzione, poi ne faremo partecipi anche voi, al di là di come vada, perché è giusto che sia così. E quindi anche da questo punto di vista mi sembra che sia un discorso abbastanza concluso. Tu confermi la tua volontà comunque, mister? Ne abbiamo parlato settimane scorse, non so, è cambiato qualcosa, si è avvicinato magari qualcuno da... No, ma non c'entrano né le piazze, neanche c'entra quello che è stato, quello che sarà, cioè dipende da... Ognuno ha le sue esigenze, che possono essere di natura personale, familiari, lavorative, di distanza, cioè, ce ne sono tante. Vanno considerate tante cose, ognuno dirà il proprio pensiero, e poi è chiaro che si faranno delle scelte, si dovrà dire il perché e per come. Continuo a dire che di cose personali e lavorative della società, che riguardano prettamente me e la società, dovranno rimanere in qualche maniera nostre, e poi faremo presente, metteremo a conoscenza anche
insomma, le renderemo pubbliche perché è giusto che anche la gente sappia di che cosa si parla. Io non so come finirà, se continueremo, se non continueremo, non lo so. Rimane il fatto che comunque noi, per quel poco che abbiamo fatto, credo che abbiamo segnato un periodo della nostra storia calcistica, non solo da tecnici, ma soprattutto da concittadini. Questa cosa ne sono orgoglioso, ne sono fiero. Dimenticavo una parte importante, il ringraziamento mio personale a nome dei miei collaboratori, a tutta la stampa, l'ho già fatto, a tutti i tifosi, li ringrazio, anche a coloro che hanno in qualche maniera contribuito invanamente a farmi perdere le staffe, ma non ci sono riusciti perché erano più quelli che ci sostenevano, nonostante i risultati più o meno accettabili che gli altri. Quindi anche a coloro che hanno provato a destabilizzare li ringrazio, ma devono rimandare il loro lavoro all'anno prossimo. Quindi da parte mia ci sarà la massima serenità nell'affrontare un problema, se si può chiamare così, sia per quanto riguarda il mio aspetto personale sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Quindi avrò il tempo di discuterne con Masi, con Di Bari, e poi però la volontà non dipende esclusivamente, ecco, da ciò che mi sarà proposto, da ciò che potremmo fare o da ciò che sarà il programma, se ci sarà futuro della rinascita Foggia, non dipenderà dalla categoria assolutamente. Quindi sono tutte poi discorsi che andremo ad affrontare al momento debito, immagino tra una decina di giorni circa. Quindi il nodo non è la possibilità o la garanzia di avere una squadra competitiva nel caso di Serie D per vincere il campionato, oppure ugualmente competitiva in caso di seconda divisione per evitare la retrocessione? No, questa poi è una... cioè, prima di fare delle richieste bisogna capire di fronte chi si ha. Cioè la società deve avere l'abilità e anche la giusta coerenza di dire cosa significa domani continuare a gestire il Foggia. Va bene. Se uno sa quali sono i programmi, uno si può anche organizzare e può decidere più o meno cosa fare. Al di là delle mie richieste personali, che non sono richieste così dettate da un narcisismo mio personale o del mio gruppo di lavoro, oppure no, saranno delle richieste fatte in base anche a quelle che sono le disponibilità economiche della società e quali possono essere gli obiettivi. Laddove saranno condivisi, poi uno decide se continuare questo matrimonio o meno. Però hai detto bene, non è solamente una questione tecnica o di richieste, perché ci sono altre cose nella vita che vanno messe nella giusta considerazione. E siccome anche io ho una vita personale, privata, devo tener conto anche di altre cose. Però l'aspetto calcistico sicuramente avrà una parte importante nell'eventuale continua di rapporto tra me e la società. Hai idea di quando potrà esserci l'incontro o il primo di una serie di incontri? Personalmente questa settimana non ci sarò, ho bisogno di vedere i miei figli, quindi devo per forza di cosa andare, è una necessità. E mentre tra una decina di giorni, quando sarò di ritorno, poi concordando con la società, ammesso che sia disposta ancora ad aspettare, faremo questo incontro e riusciremo, credo, a dare anche delle risposte, perché poi alla fine bisogna dare delle risposte e prendere le proprie decisioni,
che possono essere più o meno condivise, ma devono essere sicuramente rispettate. Ecco, nelle scorse settimane, quando ancora la rimonta, insomma, preostro non si palesava in maniera così prepotente, quindi sembravano avviarsi, non dico i titoli di coda, ma quasi, hai anche un po' approfondito, diciamo, no? delle idee che stavi maturando, che insomma hai in parte iniziato ad esternare. Una di queste era quella che dopo un anno zero, forzatamente zero per tutto il disastro che era capitato prima, poi non c'è entrato in nulla, ovviamente, Foggia poteva in qualche modo non avere particolari, no? aspettative o richieste, sempre tra virgolette, perché poi Foggia, insomma, è una piazza pure che la vive, no? fortemente. Dal secondo anno, a prescindere dai protagonisti, sicuramente questa asticella si sarebbe inevitabilmente, insomma, alzata. Ecco. Sei, diciamo, sempre, diciamo, di questa, ecco, opinione, al di là di, poi, di quello che ti direte, insomma, delle osservazioni che farete, diciamo, come prospettiva di fondo con cui chiunque si dovrà cimentare, forse. Allora, l'ambizione della città è un discorso. Che sia una città ambiziosa, che è dovuta al passato glorioso che abbiamo scritto, che abbiamo assistito, di cui oggi siamo dispiaciuti di non continuare ad assistere, è un altro discorso ancora, perché quei tempi, ahimè, dovuto anche a un problema economico che non riguarda solo noi, non ci sono. E bisogna farsene una ragione di questo, non si può continuare a dire sì, noi vogliamo vincere perché siamo stati o perché no, e a malincuore dobbiamo accettare la realtà. Quindi oggi nelle società di calcio ci sono delle priorità, che non è quanto io più alto arrivo, è quanto io meglio riesco a gestire i miei soldi se sono da solo, perché oggi per investire nel calcio, voi lo sapete, occorre qualcuno che ne disponga in maniera abbondante, oppure ci vogliono delle cordate, va bene? Però detto questo, l'asticella in maniera evidente si è alzata, perché il nostro doveva essere un campionato di buona gestione, di tranquilla permanenza nella categoria e poi eventualmente l'anno prossimo cercare di migliorarlo, sempre nella speranza che qualcuno potesse collaborare per creare poi i presupposti affinché si creasse una situazione differente da quella che c'è stata quest'anno e quindi poter ambire a un qualcosa di più ambizioso, di più roseo. Ecco. Adesso chiaramente, avendo partecipato alla prima fase di playoff, nasce in maniera anche inconscia e le aspettative crescono, per forza di cose è così. Però poi bisogna fare sempre i conti con l'aspetto societario all'interno della quale bisogna rendersi conto se ci sono le carte in regola per poter essere competitivi, perché l'anno prossimo, voi lo sapete, la Serie D sarà molto viva come torneo. Cioè, perché? Perché dà la possibilità di trovarsi di nuovo in Lega Pro nei gironi unificati, quindi sarà un bel balzo in avanti. Ma lo stesso problema si creerebbe laddove ci fossero questi pescaggi, che non mi sembra poi così scontato che noi possiamo partecipare, ci sono dei criteri da rispettare, ma al di là di questo sono problemi successivi, non mi ci voglio addentrare. Dico che anche facendo la Lega Pro, che sarebbe sicuramente uno stimolo maggiore anche per coloro che forse quest'anno sono stati un po' diffidenti nel voler subentrare, cercare di collaborare con queste persone, magari la Lega Pro riesce ad avvicinare persone anche da questo punto di vista.
Ma anche l'iscrizione, mi sembra, tutto l'iter che bisogna rispettare per ritrovarsi e partecipare al campionato di Lega Pro comporta delle cifre iniziali abbastanza sostanziose. È un problema che mi riguarda in maniera indiretta, perché personalmente non sono io predisposto a, o preposto a doverli risolvere. Quindi ne parlo in maniera, insomma, superficiale. Però sono considerazioni che vanno fatte. L'ambizione, come dicevo prima, si è alzata dopo un campionato di questo tipo, però bisogna comunque essere lucidi e spiegare che non sarà poi tanto semplice, perché vincere è sempre difficile. In qualsiasi categoria tu lo faccia, devi avere sempre delle basi solide e una struttura che te lo consente. Questo è il mio pensiero. Mister, ci sono stati approcci da parte di altre piazze, magari anche considerando l'epilogo più che positivo della tua stagione? In questo momento c'è stato da parte di qualche amico, sì, solamente un voler sapere quale fosse il mio pensiero per l'anno prossimo. È chiaro che fino a quando non riuscivo a, tra virgolette, liberarmi dall'impegno con i Foggi, ho sempre mantenuto le distanze. Chiaro che oggi come oggi qualcuno sonda il terreno, ma di preciso, di reale, di concreto non c'è nulla, anche perché ci sono dei campionati ancora aperti e tanti vogliono aspettare la fine dei campionati. Passaggio del turno era la portata, secondo lei, per come si è sviluppata la partita, un po' deluso dalla prestazione, quali considerazioni? No, non sono deluso, perché siamo arrivati in condizioni non ottimali, è vero, però la prestazione è stata figlia anche di una continuità di 3 mesi che ci ha forse un po' scaricati nel momento più cruciale del nostro campionato. Tenendo presente che abbiamo incontrato una squadra che, nonostante le 5 assenze, ha avuto la possibilità di schierarne altri 5 che non fossero under, e quindi ha mantenuto intatta l'ossatura senza che nessuno ne risentisse, perché obiettivamente facendo i paragoni con le 2 partite precedenti mi sono sembrati forse più decisi e più ermetici questi dei playoff che le altre 2 formazioni composte dai presunti titolari. Quindi anche questo è stato forse un punto a loro favore: hanno potuto mettere in campo gente che fino a quel momento aveva energie psicofisiche fresche da spendere, mentre noi abbiamo allo stesso tempo continuato a chiedere qualcosa di in più a persone che hanno tirato la carretta e hanno fatto una rincorsa da elogiare sicuramente da 3 mesi a questa parte. E quindi ci poteva anche stare una differenza di lucidità da questo punto di vista. Però non sono assolutamente deluso, anzi, ribadisco i miei complimenti ai ragazzi. Potevamo fare sicuramente meglio, perché poi quando ti trovi all'interno ci provi fino in fondo, e avrei preferito magari aver incontrato anche gli stessi uomini con un tempo a disposizione per recuperare maggiore, ma questi sono discorsi miei personali che esulano da quello che è stato il risultato finale. Se dovessi trovare l'accordo con la società per la stagione prossima, quali sono le garanzie di mister Padalino Chiedente? Io ripeto che le garanzie, innanzitutto la società dovrebbe dirmi quali sono gli obiettivi che vuole continuare a perseguire, in quali termini, e poi eventualmente discutere insieme
se su cose, su errori fatti quest'anno che l'anno prossimo sicuramente non devono essere ripetuti, sia da parte loro nei miei confronti, sia anche io nei loro, cioè deve essere proprio un a cuore aperto, bisogna che si dicano le cose come stanno, senza nascondere nulla, senza essere in qualche maniera, senza diffidenza, molto molto la verità, perché poi alla fine dobbiamo avere anche il coraggio di dire le cose come stanno. E io appena sentirò quali sono i programmi esporrò il mio pensiero e dirò le cose che dal mio punto di vista si possono migliorare, e quindi mi riferisco all'aspetto tecnico e non solo. In questo momento obiettivamente non posso dire niente, perché sarebbero tutte parole poi buttate lì che potrebbero creare anche della confusione. Ci saranno comunque dei paletti, come dicevi tu, da mettere, perché è giusto che ci sia anche un rispetto dei ruoli e una costruzione su quello fatto quest'anno, per evitare che poi un qualche interferenza, seppur piccola, possa andare a minare un ambiente sano come è stato il nostro gruppo quest'anno. Quindi, siccome io ci tengo molto a un gruppo solido, di fatto di uomini prima e poi di calciatori, e quindi mi darebbe fastidio se venisse in qualche maniera creata qualche spaccatura, anche piccola, per sciocchezze. Questo per quanto riguarda l'aspetto gestionale. Poi sull'aspetto tecnico ci possiamo sbizzarrire, c'è tempo. Qual è stata la problematica più grande che il gruppo e tu come staff tecnico avete dovuto affrontare? Magari proprio interferenze, o c'è qualcos'altro? No, ma interferenze, devo dire la verità, quelle poche che ci sono state siamo riusciti anche a gestirle in maniera, grazie anche alla società, in maniera esemplare, ma diciamo così. E il mio problema è che, siccome sono stato tarato, è un brutto termine, però è la verità, avendo fatto il professionista per tanti anni, ho un certo tipo di mentalità, e quindi mi piacerebbe che le cose fossero svolte seguendo dei criteri ben precisi, che all'interno di un gruppo che non sia, ora noi parliamo di calcio, ma in un gruppo di sportivi ci sono delle regole, ci sono degli umori, ci sono dei sentimenti che vanno gestiti in un certo modo, e se c'è una collaborazione secondo me è molto più semplice, no? Arrivare in fondo e soprattutto evitare anche piccoli contrasti che vanno solamente a creare perdita di tempo. E quindi da parte mia c'è la massima disponibilità nel momento in cui c'è una collaborazione generale che vada in un solo in una sola direzione. Poi se qualcuno va per fatti suoi, dobbiamo cercare di evitare che ciò succeda, perché sennò perdiamo ancora tempo. Quindi il nostro problema principale è stato quello di dare alla squadra un'identità con poco tempo che avevamo a disposizione, soprattutto all'interno di un torneo che era sconosciuto a tutti, con persone che più o meno avevano fatto calcio al di là dei livelli. Però sì, quando si tratta di avere a che fare con persone, nei rapporti, la gestione è fondamentale, io la ritengo fondamentale, e se c'è anche una minima cosa che può turbare un rapporto mio con un calciatore o con il mio staff, e allora per me diventano, insomma, problemi da risolvere. Quindi, e non mi riferisco ad un taglio, a una disposizione tattica, che laddove c'è una coesione di gruppo viene tutto molto meglio gestito e digerito. Quindi mi riferisco soprattutto a quelli che sono, per quanto mi riguarda, aspetti prettamente personali e di gestione del gruppo stesso. Se
mi rendo conto che non c'è la stessa voglia di creare le basi da un punto di vista umano, sociale, per poi insieme andare a dettagliarci sull'aspetto sportivo, allora diciamo che il compito diventa un pochettino più arduo. Se invece c'è questa collaborazione, io penso che tutti i problemi si possono benissimo risolvere. Ritieni che per il futuro una scelta potrebbe essere anche la richiesta di cambiare il girone? Ma personalmente non la sottovaluto, perché il girone che io conosco, che è l'unico che conosco, quello H che ho fatto quest'anno, obiettivamente è un girone impegnativo, ma non parlo da un punto di vista tecnico tattico, perché sicuramente lo sono anche gli altri, ma mi riferisco a tutto ciò che c'è intorno a queste trasferte, agli ambienti, alle strutture. Però ci siamo adattati bene, voglio dire, siamo andati a giocare anche in campi dove secondo me eravamo al limite della praticabilità e dove c'è anche una scarsa attenzione nella tutela dei giocatori stessi, della terna arbitrale, dei commissari di campo, dei tifosi che magari partecipano a una giornata di spettacolo, seppur dilettantistica. Quindi ritengo che ci voglia un po' più di attenzione intorno al mondo interregionale, e quindi a quanto mi dicono sembra che verso il centro nord, in maniera così seppur minima, ma molti di questi problemi vengono a mancare, cioè non ci sono. Se ci dovesse essere anche la possibilità di dialogare sulla scelta di girone, ci fosse la possibilità, io ne discuterò poi quando sarà il momento, però obiettivamente non è un problema reale, cioè non mi interessa. Il girone, ci saranno squadre brave, buone squadre, buone organizzazioni, buone società, partendo dal primo fino all'ultimo sicuramente. Il momento più bello e più brutto della stagione, un gol, una partita, Il momento più bello? Il momento più bello forse è quando contro l'Ischia abbiamo, così in maniera un po' presuntuosa, già festeggiato il passaggio ai playoff, perché pensavamo di andare poi a Pomigliano a farci una passeggiata. Cioè lì è stata, perché ho visto negli occhi di alcune persone veramente il desiderio di raggiungere, dopo tanti sacrifici, un traguardo, e quello è stato un bel momento. Anche persone in lacrime, persone di grandi, quindi la cosa mi ha molto toccato. Il momento più brutto? Ma devo dire la verità, quest'anno è stato più o meno tutto positivo, quindi anche il momento più brutto che mi viene in mente, poi se penso a tutto ciò che è stato il risultato finale, diventa tutto bello. Momento brutto, no, dai, non mi viene niente in mente, anche se forse su qualche giornale ho letto la contestazione che c'è stata, ma quella contestazione io li ringrazio. Sì, grazie che hanno contestato, perché sennò sembrava che tutto potesse succedere, invece no, l'attaccamento ancora una volta dei tifosi ha portato quello sprono che a mio parere ha contribuito poi al risultato ultimo finale. Ma dopo Trani ha avuto un attimo di scoramento, l'idea di voler mollare, al di là della settimana passata? Assolutamente no, mai. I motivi familiari sono una cosa, lo scoramento lavorativo è un altro. Se avessi pensato per un solo momento di andar via per il risultato sportivo di Trani o per tutto ciò che era, e non devo fare questo mestiere, devo cambiare, perché pensare che tutto possa andare sempre bene è impossibile.
E poi ho sempre navigato, ho sempre viaggiato per strade tortuose prima di arrivare a prendermi qualche soddisfazione, quindi non è una sorpresa per me se, nonostante il buon lavoro fatto, ci siamo presentati a Trani con l'ultima in classifica, o la penultima, e siamo venuti fuori da uno 0-0 dove tutti hanno vinto, quindi no, non è così, è un qualcosa che non ci ho mai pensato. Lo so che si sono fatte molte chiacchiere su quella cosa lì, ma sicuramente non erano partite dallo sottoscritto, non era una partita che potesse far pensare da un momento all'altro di lasciare tutto, piantare tutto, questi ragazzi che avevano avuto in me, avevano riposto la fiducia in una persona che fino a quel momento gli si era messa a disposizione per guidarli verso un traguardo ambizioso, mi sarei sentito veramente male. E quindi, siccome anch'io qualche figlio, qualche valore gliel'ho insegnato, ho questa presunzione, non l'avrei mai fatto per nessun motivo al mondo. Hai mai avuto paura di essere esonerato durante la stagione? Anche questo è un falso problema, perché chi fa questo mestiere lo sa, cioè, sono piene le pagine di giornali di allenatori che dopo due giornate, di alcuni che nemmeno iniziano il campionato, vengono esonerati. No, non c'è la paura, c'è la delusione di non essere stato capito quando succede una cosa del genere, oppure di non essere stato bravo nel mettersi nelle condizioni di farsi comprendere. Ma no, la paura no, perché rientra nel mestiere che credo di aver scelto, e quindi no. Dal punto di vista strettamente personale, che bilancio fa della stagione? Nel senso che dopo la parentesi di Lautera, immagino sia stata la prima vera stagione completa per lei da allenatore, è stato fatto un lavoro anche articolato sia dal punto di vista di gestione del gruppo che tecnico-tattico, perché si è passati attraverso tre diversi sistemi di gioco, quindi tirando le somme, come valuta il tutto? Cosa ritiene di essere cresciuto, di essersi arricchito? Ma io penso che partire dall'inizio ti dà sempre delle forti emozioni. A Nocera sono subentrato ad una situazione particolare, in un contesto un po' diverso, in una categoria diversa, più vicina a me e quindi da un punto di vista professionale. Quindi quella di Foggia per me è tutta nuova, cioè, per me è stata bellissima. Ed è chiaro che se dovessi avere la fortuna di ripartire farei delle cose, continuerei a fare delle cose, forse non ne farei altre, perché queste sono esperienze che ti insegnano molto, cioè non ti puoi definire, secondo me, anche avendo tutti i patentini, allenatore a tutti gli effetti, se non fai un'esperienza tua personale, che sia in Serie D, che sia in Lega Pro, in B, poco importa, ciò che puoi assimilare attraverso discorsi teorici, nel momento in cui tu li devi mettere in pratica, se non hai una squadra non li puoi capire, e non è neanche semplice da spiegare, perché l'esperienza che ho avuto a Coverciano sicuramente non arriva a quello che un allenatore in primis vive attraverso la convivenza giornaliera con i propri giocatori. Quindi se non fai queste esperienze, anche difficili, tra mille difficoltà, tra mille critiche, tra le quali secondo me molte vanno prese in considerazione, non ti rendi mai conto di cosa significa fare questo mestiere. Quindi per quanto mi riguarda è stato un arricchimento generale di cui farò tesoro, e sicuramente ricorderò sempre volentieri, anche perché abbiamo raggiunto al primo anno subito un bel traguardo.
la cosa nella mia città, che anche questo non è un aspetto da secondario, e la mia carriera non sarebbe stata, che sarà quello che sarà domani non lo so, ma se fossi arrivato a Foggia avendo allenato, sto facendo un discorso un pochettino più ampio, se avessi allenato tutte le squadre tranne il Foggia, non sarei stato contento di aver fatto la carriera che immaginavo da bambino, nel senso che, cioè, senza aver allenato il Foggia la mia carriera comunque sarebbe stata incompleta, non so se ho reso l'idea. Quindi per me aver allenato il Foggia è una grande soddisfazione, aver preso oltretutto i consensi, non dico di tutti, ma della stragrande maggioranza, dopo chiaramente il risultato conseguito, quindi per me è una grande soddisfazione. È vero che l'abbiamo fatto in una categoria che ahi noi nessuno avrebbe mai voluto vedere, al di là di chi è l'allenatore, però va ricordata e la porterò sempre con me. I 15 risultati utili consecutivi e l'assetto di formazione trovato poi a un certo punto della stagione sono stati anche la risposta a chi ti accusava di troppi esperimenti? Se non ricordo, ma fai riferimento a qualcuno in particolare? Lello, lo sa che Lello lo ripeteva spesso, esperimenti. Non solo Lello. No, appunto, dico, Lello ripeteva sempre, sottolineando le frasi del presidente, dai, si può dire, tanto ci abbiamo anche scherzato su. Ma il presidente in quell'occasione poi ha spiegato che non era riferito a ciò. Gli esperimenti andavano fatti perché comunque non c'era quella tranquillità, ogni giorno si creavano situazioni nuove, giocatori che entravano, uscivano, non c'era mai la possibilità di dare continuità a un lavoro e si rincorreva il tempo, quindi è stato tutto abbastanza complesso e di corsa che a volte abbiamo dovuto per forza di cose inventarci anche e fare qualche esperimento. Però l'assetto poi finale che ha dato tutti questi risultati ci ha consentito di dare quella serenità e di dare anche all'interno dello spogliatoio una convinzione che ci ha portato ai playoff. Quindi poi il modulo, io ribadisco, è importante fino a un certo punto. Gli uomini fanno la differenza, secondo me, e continuo a sostenere questa tesi, perché poi inizialmente c'è un'impostazione tattica, poi nel corso della partita e lo svolgimento della gara ti porta per forza di cose a non mantenere più le stesse posizioni, quindi la differenza la fa fondamentalmente l'uomo, il calciatore e soprattutto quello che riesci a dare e a trasmettere durante l'anno. Secondo te, rispetto alla squadra, il gruppo, per come anche è cresciuto, insomma, per quanto l'avete fatto crescere, c'è una base valida, ampia, ci sarebbe in linea al massimo, tanto da cambiare per diventare più competitivi, oppure no? E soprattutto, se dovesse esserci un eventuale salto, andando in Lega Pro è evidente che si consideri quello che devi fare, perché arrivare nono, perché il 50% delle altre retrocede, immagino che qualsiasi società debba per forza di cose creare una super squadra, perché anche arrivare decimi, che sarebbe un buon risultato, Non ha senso. C'è una base, secondo me c'è, anche perché immagino che quel poco tanto di buono che si è fatto, insomma, buttarlo via sarebbe anche un po' da ingenui. Mantenere un'ossatura di persone che hanno dimostrato di avere carattere, al di là delle qualità tecniche, e di poter ben contribuire anche
agevolando l'ingresso di nuovi giocatori, secondo me vanno mantenuti, perché sanno cosa significa lavorare qui, sanno come meglio presentarsi alla piazza, quindi sarebbe un compito molto più agevole rispetto a tutte persone decisamente nuove che possono avere delle problematiche ambientali e di adattamento iniziali, e quindi allungherebbero di un po' il lavoro da svolgere. Ci sono dei giovani, poi dipende molto dalla categoria, dipende cosa succede, le richieste personali di le squadre che sono interessate, se ce ne sono, ai nostri giocatori, cioè dipende da molti fattori, non è molto semplice così su due piedi, però diciamo che se dovesse rimanere tutto così, ci sono dei buoni propositi per mantenere un certo tipo di ossatura. I giocatori, signore, che devono fare? Tu non sai mandare i segreti, Paco, si vede dagli occhi che siete efficaci. Vedi un po' Angelo se fanno così.